Ciao imbranati in viaggio, dopo il daily vlog di ieri alcuni miei amici mi hanno chiesto: sì, ma Elvis, preferisci viaggiare in gruppo o viaggiare da sola? Fin da ragazzina ho sempre viaggiato discretamente, ma in gruppo. Non ho mai pensato di fare un viaggio da sola. Anzi, mi dicevo: non ne sarei proprio in grado. E questo perché? Perché nei miei viaggi passati ho sempre fatto la spettatrice. Non mi sono mai interessata di biglietti o altre cose organizzative. Seguivo, senza porre attenzione. E in fin dei conti non imparavo a viaggiare. Mi accodavo, non vivevo il viaggio. E così, vuoi per caso o vuoi perché non si poteva fare altrimenti, per la Cina sono partita da sola. Ed è stato magico. Viaggiare da soli è viaggiare con se stessi. Può sembrare una frase fatta e la è, ma è così. Non saprei come altro spiegarlo. Dovete provare. Tutte le esperienze che farai sono le tue e le potrai raccontare soltanto a te stesso. Certo, le puoi condividere, ma in quel momento c'eri solo tu. Saranno per sempre esperienze intime. Quel viaggio dovevo farlo da sola. In futuro vi spiegherò il perché. Viaggiare in gruppo invece è conviviale. Per me è stata una prova ulteriore per vedere se avessi fatto di nuovo la spettatrice accodandomi o se invece questa volta avessi vissuto il mio viaggio. La verità è che quando fai un viaggio da sola, poi viaggerai sempre da sola, anche quando sarai in un gruppo. Non ho una preferenza tra i due, ma di solito a chi mi fa questa domanda rispondo: sono due cose opposte ma parallele, che vanno nella stessa direzione, e se ti piace viaggiare devi farlo in tutti e due i modi. Lo so cosa stai pensando. Non ne sarei capace, sono troppo imbranato. Tranquillo, ci sono io che ti spiego ogni minimo dettaglio, frantumando tutte le tue paure e facendoti venire una fortissima voglia di viaggiare.